Buongiorno Carmen. Dormito bene? Quando inizia a piovere, lo stai costruendo? No, gli faccio prendere un po' d'aria. Visto che si sono presi tutto l'acquazzone. Buongiorno. Buongiorno. Che ci ha dato questa notte? È stato veramente fantastico. Sì. Ha diluviato tantissimo, poi ho aperto l'oscurante alle 8:30, cielo azzurro, sole. Bellissimo. Io ho aperto l'oscurante e mi è arrivata l'acqua. Ai. Ma è normale, è mezzo del 2006, ci riprendete in mezzo degli anni 90, vedi che l'acqua non entra. In realtà c'è sempre un po' di paura, Io non ho controllato pozze varie, ma non mi sembra di avere acqua dentro. Già ieri sera ho visto il meteo e gli ho detto di Elisa, guarda che domani mica piove. È tutto il giorno così oggi, e oggi è il giorno più brutto. Uno che ha un camper e continua a riempire una bacinella e svuotarla più in là, cosa sta facendo? La svuota lì vicino alle pietre, cosa fa? Svuota le grigie? È il regno dei maiali, se scarica sarebbe a dargli una bastonata sulla schiena, ma... Ormai, e se vieni qua con l'intento di non vedere certe cose, vieni qua armato. Beh, ma si vede l'elemento, si capisce. Questa è la quarta volta che fa. Ma però entra da dentro, non la mette sotto la bacinella. No, adesso è venuta questa parte, prima era sempre dietro dal camper. Vabbè, è anche facile che stia scaricando le grigie, eh? Sì. Con il cesso di camper che ha. Che gente di merda. Lo sai che stavolta ho fatto un incubo bruttissimo che riguarda uno dei nostri posti. Stavolta ho sognato, Marco, che eravamo... Ok. Ed era... Pieno di merendero? No, era vuoto, non c'è nessuno, ma era tutto cambiato. Praticamente avevano smantellato tutta la nostra casetta. Oh, madonna. Avevano chiuso la fontana. È stato un incubo terribile, Marco. Minchia. Noi siamo arrivati lì, abbiamo fatto tutta la salita, tutto quanto, e poi... Beh, il mio è all'ombra, quello dell'esterno. A me 9 gradi il frigo, 9 gradi fuori, 20 dentro. Attenzione perché questo è un cimitero indiano. Camminando in mezzo potreste morire, dovete camminare in senso antiorario e non fermarvi mai. Bene, io la mia cagata l'ho fatta. Vado a far colazione.
Così. Lo stai facendo un po' alla busca. Sì. Che cazzo è questo? Ah, ok. Molto meno, Marco. Molto meno, Marco, molto meno. Adesso è preso. So che con questo vento. Oltre la barriera. E il calore è sotto di là. Io ho detto no. E tu ti sei messo proprio dove spinge il vento, secondo me. Sì. Tu non lo senti? No, non lo sento. Ti ho scaldato le mani. Perché li ho tutti e due. Fare in culo. Oh, questi jolly, porco. Tu, danno il vero. Fare in culo.
cazzo deve toccare che capisci? 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13. Mi sto stuccando un gordo. Tu ritira gli sgabelli, tu fai questo. Prendi il tuo cavalletto.